E qui con noi Andrea Pellegrino, il secondo vincitore di giornata qui alle qualificazioni del Next Gen. Andrea, anche a te benvenuto, una vittoria in 4 set, diciamo che nel primo set hai fatto un po' fatica ad adattarti probabilmente, poi tutto bene. Sì, ho iniziato abbastanza teso, quindi le condizioni del campo poi non mi hanno aiutato perché non puoi permetterti di andare lento col braccio e con le gambe. Ho pagato soprattutto quello all'inizio, ho perso anche due game, ovvero 0-40 sul suo servizio, 40-0 sul mio. Quindi diciamo che anche il primo set è stato un risultato che poteva andare dalla mia parte. Poi dopo sono riuscito a sbloccarmi, ero tranquillo, ho espresso il mio gioco a me. Senti, chiedo anche a te una impressione su queste regole nuove che caratterizzano questa competizione. Sono regole completamente diverse da quelle che siamo abituati a giocare. E penso che bisogna cercare di adattarsi. Poi ci sono regole che possono piacere, regole che possono piacere meno, ma queste sono decisioni che bisogna rispettare. Per te questo è un momento di forma anche importante, ripensando anche ai future che hai vinto quest'anno. Insomma, che obiettivo ti sei dato per questo torneo milanese? Sì, sono abbastanza in forma, nell'ultimo periodo ho giocato bene, sono cresciuto molto, soprattutto mentalmente, e riesco a gestire bene i momenti più difficili. Il mio obiettivo è cercare di fare le cose bene giornalmente, di migliorare, come ti ho detto prima, l'atteggiamento, e poi il risultato, quello che viene, se buono è buono, se non è buono pazienza. Grazie Andrea, in bocca al lupo. Grazie.